benvenuti a tutti gli ospiti e relatori di questa tavola rotonda Made in Italy e futuro dell'agricoltura. Innanzitutto vorrei ringraziare l'Unione Coltivatori Italiani per aver creato questa occasione di confronto davvero importante. Ancora una volta il presidente Mario Serpillo, che ringraziamo, dimostra etica e sensibilità per temi di grande attualità e soprattutto di emergenza sociale. Ringrazio i partner AEPI nella persona del presidente Mino Di Noi, ringrazio la Regione Lazio come partner, ringrazio tutto lo staff UCI, in particolar modo la dottoressa Eleonora Capra per l'organizzazione dell'intero evento. L'agricoltura può e deve avere un ruolo cruciale all'interno delle sfide della transizione ecologica. L'agricoltura è il fulcro dell'economia, è un bene primario. L'agricoltura è vita, l'agricoltura è salute, l'agricoltura è imprenditoria. L'agricoltura è colei che in realtà ci è alla base della nostra vita, se ci pensiamo bene. E quindi tutte le sfide che arriveranno saranno atte e dovranno soprattutto essere protette. Tutti gli imprenditori che hanno creduto nell'idea imprenditoriale fondata appunto sull'agricoltura dovranno essere protetti. In questo convegno, in questa preziosa tavola rotonda, si parlerà di molti argomenti. Si parlerà della richiesta di creazione di un ministero del Made in Italy e parleremo di quella che potrà essere una guida resiliente da seguire attraverso le parole del presidente Mario Serpillo, che ringrazio. Grazie, buon pomeriggio a tutti, intanto grazie di essere venuti, ringrazio e saluto Angelica della discussione, dovrebbe essere presente Alessandro di Agricole e i collaboratori Steas, Cognamiglio, Ferraro, l'onorevole De Toma, che ringrazio, che ha voluto onorarci con la sua presenza, e dottor Ciarla, che mi pare stia entrando in questo momento, presidente dell'ente di sviluppo della Regione Lazio, che ha un ruolo fondamentale, strategico nel territorio della regione, che ringrazio per essere venuto, e ci raggiungerà poi il presidente della commissione bilancio Smeriglio, Refrigeri, scusate, lapsus freudiano, non me ne vogliate, che ci raggiungerà perché è tuttora occupato appunto nell'impegno istituzionale in regione, ma siamo certi che ci raggiungerà più tardi per le conclusioni. Io ringrazio tutti voi, naturalmente ringrazio Eleonora che ha fatto un gran lavoro in questi giorni trascorsi per rendere possibile questo evento. Ringrazio ovviamente la Regione che ha voluto dare un segno di sensibilità nei confronti delle tematiche dell'evento che tratteremo. E ringrazio tutti voi, ovviamente il nostro vicepresidente Leone, che è presente insieme ad altri nostri dirigenti, il presidente di AEPI che ha favorito e ha assecondato questo nostro l'obiettivo di realizzare un ulteriore momento di approfondimento dei temi che ci stanno particolarmente a cuore in questa fase, e tutti i dirigenti di AEPI, i colleghi, ma ringrazio anche gli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza, segno di una sensibilità al tema ma anche di un riguardo e di un'attenzione che apprezziamo moltissimo per questa nostra iniziativa come Unione Coltivatori Italiani, e tutti gli amici che sono presenti qui
e che parteciperanno ai lavori dando anche il loro contributo. Io credo che dando seguito ai lavori di Labro facciamo bene a spingere, a sottolineare ulteriormente la necessità prima di tutto di una collaborazione forte, di una collaborazione forte non solo dei soggetti istituzionali privati come può essere l'Unione Coltivatori, come possono essere le altre sigle anche qui rappresentate nel settore dell'artigianato e del commercio, non solo la sensibilità delle istituzioni alte del paese, ringrazio appunto l'onorevole De Toma per la partecipazione, questo ci conferma non solo la sensibilità ma anche la rilevanza di questo tema per tutti noi, perché io credo che questo clima, ringrazio anche il professor Antonino Giannone che viene, fa parte dell'università di campus, ringrazio per l'attenzione, per averci in qualche modo onorato anche lui. Credo che il clima che bisogna creare intorno ai temi sicuramente preoccupanti oggi per la transizione ecologica, la transizione energetica, il tentativo di affermare un impegno per la decarbonizzazione dell'energia e quindi dello sviluppo, ci vede tutti uniti. Questo atteggiamento, questo clima di solidarietà generale credo che sia una premessa importante, formidabile per contrastare effettivamente i fenomeni estremi che stiamo vivendo attraverso la definizione di politiche, di strategie capaci effettivamente di risolvere. L'obiettivo è quello di arrivare al 2030 avendo sicuramente mitigato, dimezzato quella che è l'emissione di gas nell'atmosfera ma anche nel mare, che assorbe buona parte delle emissioni, naturalmente determinando un surriscaldamento però sia nell'atmosfera che negli ambienti marini, che stanno generando, ahimè, fenomeni di impoverimento delle culture, della biodiversità, e la linea del deserto sta salendo progressivamente. Io sento parlare di coltivazioni addirittura di avocado nell'area, diciamo, delle province siciliane, in particolare alle pendici dell'Etna, addirittura si pensa al mango. Fra un po' avremo le coltivazioni di mango in Sicilia, che sono segnali estremi. Abbiamo una modificazione delle essenze forestali che sempre più ovviamente stanno perdendo consistenza nelle aree tradizionali, perché la temperatura sta modificando gli assetti anche forestali. Non parliamo della fauna marina, della mitilicoltura che ormai è in crisi nelle aree più nobili e più prestigiose, parlo di Taranto ma non di meno di Chioggia o dell'area del Mediterraneo prospiciente. Abbiamo situazioni realmente estreme ormai che stanno annunciando una modificazione climatica impressionante. Addirittura lo champagne verrà come dire, ormai si va a vendemmiare nel Kent, in Inghilterra, lo champagne. Quando mai? Questi sono segnali, sono sintomi dell'urgenza, della necessità che i paesi, finalmente dopo il G20 di Parigi,
la COP 21 di Parigi e siamo alla vigilia ormai della COP 26 di Glasgow. Il 31 di ottobre si terrà questo evento dove sono presenti le delegazioni di 190 paesi che dovranno presentare il loro piano di riduzione delle emissioni di gas di decarbonizzazione per cogliere quello che viene ritenuto l'ultimo appello, no? L'ultimo appello per ridurre, contenere la temperatura del pianeta a 1,5 gradi, cosa che bisognerà fare, bisogna fare tempestivamente, solo la tempestività potrà farci raggiungere nel 2050 questo risultato, questo obiettivo. Dentro tutto questo c'è che oggi hanno approvato la strategia Farm to Fork, strategia Farm to Fork, che significa dal campo alla tavola, che segue un'impostazione tutta italiana, perché fino a ieri sera c'era il tentativo di ribaltarla, fork to farm, e questo significava dare in mano a questa piattaforma di multinazionali, ringrazio Agricole che ha fatto un'inchiesta piuttosto forte e che ci ha fornito tutta una serie di elementi, dove ci sono le multinazionali del cibo, però sostenute e appoggiate, a cui hanno fatto sponda l'Unione Europea e la FAO addirittura. Laddove che cosa si nega il valore di una dieta mediterranea che è patrimonio immateriale dell'umanità, cioè è stata riconosciuta come formula di alimentazione sana, di garanzia di lunga vita e di tradizioni alimentari, di buona educazione alimentare che accompagnano stili di vita longevi, stili di vita quindi salutari assolutamente, ma riconosciuti da tutto il mondo, se è vero, come è vero che Roma, Lazio, l'Italia sono esempi da imitare, da emulare. C'è l'Italian Sounding, è qualcosa che comporta circa 100 miliardi di imitazioni del patrimonio agroalimentare enogastronomico di questo paese, non è un'invenzione mia. Se l'Italian Sounding esiste è perché tutti i consumatori del mondo, tutti i cittadini del mondo hanno voluto possedere, avere il piacere, il gusto, la possibilità di poter assaporare i nostri prodotti tradizionali, le nostre eccellenze dell'agroalimentare italiano, il Made in Italy agroalimentare. E allora ha un significato tutto questo. Quindi oggi intanto arriva Farm to Fork. Abbiamo avuto paura di perderlo, addirittura di vederlo ribaltato. Certo, non è tutto. Intanto il Green Deal che porta alla salvaguardia della biodiversità, alla produzione dal campo alla tavola e quindi il percorso breve della produzione, quindi a breve distanza, che significa del territorio circostante, delle tipicità del posto, delle eccellenze agroalimentari, tutto questo avviene, avverrà se c'è la riduzione certa delle emissioni nell'atmosfera di CO2, se riusciamo a rendere sostenibile dal punto di vista ambientale le produzioni, quindi riducendo tutta una serie di fattori che oggi si ritengono inquinanti. Quindi bisogna fare biologico, bisogna ridurre l'agricoltura intensiva, bisogna ridurre tutte le materie prime
soprattutto chimiche, concimi, fertilizzanti, prodotti che sono a base di chimica. Bisogna rispettare di più la biodiversità, bisogna eliminare gli antibiotici, i probiotici per gli allevamenti intensivi animali. Insomma, ci sono una serie di operazioni che bisogna fare e bisogna comunque entrare nella consapevolezza che non sarà indolore l'operazione. Sicuramente richiederà sacrifici, richiederà anche una riduzione del reddito delle aziende, degli imprenditori, e qui bisogna che il PNRR cominci a ragionare anche di misure che in qualche modo siano di sostegno, ma che aiutino anche la rigenerazione del mondo dell'agricoltura, dell'imprenditoria, dei produttori. Cioè bisogna valorizzare la componente giovanile imprenditoriale. E qui le regioni, perché poi c'è il tema della burocrazia, ma io la tratterò proprio con un cenno, le regioni hanno un ruolo, una funzione importantissima, formidabile. Bisogna accelerare i processi burocratici, bisogna programmare in modo efficiente la spesa e bisogna finalizzarla a questi obiettivi. Ringiovanimento del personale, del mondo produttivo, dell'imprenditoria, formazione, cultura. La cultura che deve partire dai giovanissimi, la cultura del cibo sano, la cultura del cibo rispettoso dell'ambiente e quindi il rispetto dell'ambiente, la cultura del cibo che rispetta la salute umana. Ma la cultura significa un tratto di civiltà che bisogna riprodurre nella società odierna, e cioè il rispetto delle persone, il rispetto della società, il rispetto dei valori. Perché guardate, queste cose funzionano se c'è coerenza tra tutti questi aspetti. Noi abbiamo fatto un piccolo esperimento, ma di grande prestigio, al Maxi 2 anni fa, con il Festival della Vina Animazione Educativa, perché abbiamo immaginato di prestare al mondo della scuola i cartoni animati attraverso i quali insegnare il cibo e quindi anche il contrasto allo spreco di cibo, il 30-35% di spreco. Dio mio, se pensiamo che oggi dobbiamo ridurre la produzione con l'orizzonte che abbiamo davanti di 10 miliardi di persone verso il 2050, 10 miliardi di bocche da sfamare, io credo che dobbiamo fare qualche ragionamento in più in termini di educazione alimentare e di rispetto del cibo, come del rispetto della salute umana. Il cibo deve essere vicino ai parametri salutistici che tutti abbiamo detto nella dieta mediterranea e che tutti riconoscono. Dobbiamo difendere questi valori. E allora bisogna aiutare i bambini, i ragazzi ad abituarsi nuovamente a una nuova stagione, che è la stagione della rinascita del loro futuro, delle garanzie per il loro futuro. È la stagione per perpetuare una grande civiltà, ma deve essere la civiltà dei valori, del rispetto umano e del rispetto delle cose a partire dall'ambiente. Allora, su questi temi noi vogliamo esserci. Quando parliamo, Angelica mi ha dato il là per del Ministero del Made in Italy, con portafoglio ovviamente, così come è stato avanzato con una proposta da EPI qui alla Camera, con una condivisione direi bipartisan molto preziosa, molto importante, perché è un indicatore di gradimento e di effettivo valore di questa proposta. Noi abbiamo pensato che quella può essere una strada di supporto, un driver per portare avanti la cultura, appunto, che ci porta verso finalmente
il Green Deal realizzato nel nostro paese, e non basta ovviamente. Noi potremmo avere un grande ruolo nell'area del Mediterraneo. Noi siamo il paese che può guidare una leadership importante nel Mediterraneo, perché il Mediterraneo è patrimonio sì di tutta l'Europa, ma è l'area dove l'ambiente, la pesca, le civiltà. Qualcuno la chiamava l'epigenetica di questi popoli, che hanno condiviso tradizioni produttive importanti come la pastorizia, la transumanza, i costumi legati a questi mondi, ma tuttora, tutt'oggi ci sono questi valori, perché ancora molte popolazioni trovano sostentamento in queste forme produttive. E allora l'Italia deve osare di più, deve guardare anche oltre, perché dobbiamo riuscire a coinvolgere, come dice il Presidente Draghi, sì, bisogna portare i vaccini laddove non ci sono, ma se noi pensiamo alla sicurezza sanitaria, che è fatta della, almeno nell'accezione governativa, vacciniamo tutti per essere tutti più sicuri, a maggior ragione dobbiamo pensare a esportare tecniche, tecnologie, cultura professionale per dare a questi paesi la capacità e gli strumenti per crescere a casa loro, per migliorarsi, migliorare la qualità della vita a casa loro. E l'Italia ha sempre avuto questa grande vocazione. Bisogna rinnovare i mezzi, gli strumenti, le strategie per una cooperazione fattiva, non un neocolonialismo. E sappiamo quando parliamo di neocolonialismo a chi possiamo riferirci, anche nei paesi europei. Bisogna andare in questa direzione. Io penso di aver dato spunti su cui interverranno sicuramente i nostri tecnici, a maggior ragione i rappresentanti istituzionali. Vi chiedo scusa se l'ho fatta un pochino prolissa. Forse. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie per il suo intervento. E vorrei rimarcare al consigliere Fabio Refrigeri, e vorrei porre un ultimo quesito al presidente Mario Serpillo. Abbiamo attenzionato vari punti ad oggi, davvero molto interessanti, tra cui l'educazione alimentare, tante idee, tanti progetti, si aprono delle nuove opportunità in verità, anche tante problematiche da risolvere, ma ho ascoltato dettagli tecnici detti e quindi secondo me emerge anche la possibilità che affidandosi a dei tecnici che sappiano realmente e professionalmente fare il proprio lavoro, ad oggi è anche semplice poter risolvere dei quesiti sull'agricoltura. Ecco, UCI è da sempre vicina agli agricoltori e lei Presidente lo ha sempre dimostrato con la sua grande sensibilità. E io credo che questo sia uno delle tante tavole rotonde che bisognerà fare da oggi in avanti per poter portare un filo logico e comunque far partecipi anche tutti coloro che ci seguono e non solo gli ospiti qui presenti, che ringrazio nuovamente. Lei cosa ne pensa, Presidente? Grazie per la domanda, che mi consente di esprimere così un giudizio intanto di valore sui preziosi contributi che abbiamo raccolto. Ringrazio il Presidente Refrigeri del suo, perché conferma la bontà di questa nostra esigenza di confronto e di proposta sui temi decisivi, strategici, su cui ormai si discute in tutti i consessi internazionali, dalla COP26 del 31 ottobre prossimo. Quindi ci saranno, come dicevo prima, 190 paesi che si misureranno con le sfide
urgenti su cui bisogna esprimersi, ma su cui bisogna agire. Perché dal 2015, da Parigi in poi, forse si è costruito un movimento di opinione sulla transizione energetica, sui temi del riscaldamento globale, eccetera, ma nulla si è fatto di concreto. Quindi bisogna arrivare lì. Però il conforto che io sento dagli interventi che ho potuto apprezzare è che c'è materia sicuramente per discutere, anche per lavorare, ma per costruire, per confrontarsi in un rapporto sinergico, perché il tema vero del nostro paese è che bisogna ricostituire il cemento che le sfide di questa natura, di questa portata, si possono vincere se c'è un forte sentimento di paese, di popolo, di Stato. Quindi le istituzioni, le rappresentanze, i corpi intermedi, gli imprenditori, il consumatore, il giovane imprenditore, ma quello che dicevo prima è che anche i bambini, i ragazzi devono concorrere a ricostruire attraverso tecnologie innovative in tutti i settori, a ricostruire il patrimonio di civiltà di questo paese, perché l'Italia può dire e dare molto anche al resto di Europa, e credo che l'abbiamo in qualche misura fatto, credo che sia stato percepito anche nel contrasto al Covid. Abbiamo saputo reggere una sfida importante, andare fino in fondo e per primi nel combattere attraverso la campagna di vaccinazione, combattere il virus, e credo che il risultato lo dimostri. Ma come tutte le sfide, il tema dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del Made in Italy va messo al centro di una strategia non solo di difesa di questo patrimonio, ma addirittura di rilancio, perché può essere la bandiera dietro la quale si può rilanciare tutta l'economia di questo paese e si può finalmente recuperare come dire, quello spirito di orgoglio nazionale che muove e fa vincere le sfide. Allora io su questo io ringrazio il Presidente Refrigeri perché ci ha offerto anche la possibilità di un confronto collaborativo e quindi di avanzare delle proposte. Mi rivolgo ai nostri tecnici, anche ai nostri consulenti che hanno le idee chiare sul nuovo che si sta muovendo e su cui bisogna essere propositivi ma anche tempestivi, perché il Lazio, Roma sono la vetrina nel Mediterraneo, non solo del nostro paese ma di Europa, sono autorizzate dalla storia a proporre e a diventare e a riproporre una leadership che ha sì il Made in Italy come bandiera, ma c'è l'autorevolezza anche delle istituzioni regionali e del Comune di Roma, che grazie a Dio si sono lasciate, appunto, come suggeriva anche l'onorevole De Toma, dietro le elezioni. Adesso bisogna cominciare a spenderle, a spendere i risultati, a spendere l'orientamento che quel numero forse risicato di elettori ha determinato, ma che è sovrano e quindi assolutamente autorevole. Ecco, bisogna spendere il patrimonio di civiltà di cui siamo eredi, ma bisogna spendere anche la responsabilità autorevole di governi regionale e comunale, in questo caso, che hanno tutto il prestigio
per potersi presentare e far diventare Roma la vetrina del Mediterraneo. Io credo in questa cosa, ne abbiamo parlato diverse volte. Se riusciamo ad aprire un tavolo su questi argomenti, credo che anche il contributo di esperienza che possiamo dare nel piccolo possa aggiungere qualcosa all'elaborazione appunto sia del governo regionale che del governo della metropoli di Roma, e credo con qualche risultato importante a cui bisogna saper puntare in questo momento. Questo è quanto. L'Italia è un paese forte, anche gli italiani sono forti, e quindi quando ci sono delle sfide, Presidente, ovviamente gli italiani le coglieranno. Grazie.